La foniatria è la specializzazione della medicina che si occupa della diagnosi e della cura della comunicazione umana, quindi della voce, del linguaggio, dei disturbi della deglutizione e all'udito in tutte le fasce d'età. È un'attività articolata che è coadiuvata con altri specialisti del settore, come il logopedista che si occupa in prima persona della riabilitazione di disturbi del linguaggio, mentre il foniatra elabora la diagnosi. I percorsi curativi possono essere farmacologici, chirurgici o riabilitativi. In sede di visita il foniatra verifica lo stato di salute delle corde vocali e dei tessuti della laringe e della faringe. Questa professione fu riconosciuta nella sua importanza agli inizi del Novecento, quando Gutzmann fu nominato professore di foniatria alla Facoltà di Medicina a Berlino, dando importanza alla materia che si occupa dei disturbi della voce e del linguaggio. Le maggiori patologie trattate dal foniatra sono disturbi del linguaggio primari e secondaria, disfonie, disfemie, afasie, disturbi della comunicazione scritta. Per diventare foniatra si parte dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia per passare alla specializzazione in audiologia e foniatria. In generale è consigliabile una visita periodica dal foniatra per coloro che svolgono attività dove vengono utilizzate abbondantemente le corde vocali, si parla di insegnanti, attori, cantanti, avvocati. È necessario recarsi da un foniatra, ogni volta che il proprio medico di medicina generale lo consideri opportuno a seguito dell'esposizione da parte di un individuo di casi come il ritardo nel cominciare a parlare nei bambini o disturbi alla gola mentre si parla. In generale le maggiori patologie trattate dal foniatra possono essere disfagia, dislessia, disfonia, edemi, noduli, polipi o tumori. I disturbi avvertibili che necessitano la visita presso il foniatra possono essere bruciore o dolore alla gola, fatica nell'utilizzo protratto della voce, sensazione di corpo estraneo in gola, alterazione o abbassamento della voce, tensione muscolare a livello del collo, fiato corto, reflusso gastroesofageo. Stai cercando il foniatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.